tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Sapete che giorno è oggi? Sapete che giorno è oggi? È il 1° di dicembre! Questo significa una sola cosa, che l'avvento è iniziato, che Natale si sta avvicinando e la stagione invernale, diciamo così, è incominciata. Infatti oggi faremo un tag per l'occasione, infatti il tag si chiama Winter Wonderland Book Tag. E partiamo subito con la prima domanda. Qual è il libro che è così allegro e dolce che ti scalda il cuore? Il libro che ho scelto non è proprio il libro più allegro del mondo, ma è un libro che quando lo rileggo e quando penso a questo libro mi si scalda il cuore. È un libro della mia infanzia e adolescenza e sto parlando delle Cronache di Narnia di C.S. Lewis. Questo è un libro che secondo me è perfetto da leggere sotto Natale. Domanda numero 2. Qual è il tuo libro preferito con la copertina bianca? Sono anche in tema. Dunque, per questa domanda non potevo che non citare Muses di Francesco Falconi. La copertina è assolutamente fantastica, con questa ragazza in primo piano, tutta vestita di bianco, con questa pelle candida, pallida, bellissima, quasi perlata, e poi questa chioma di capelli neri e la città di Londra sullo sfondo. Domanda numero 3. Stai seduto su una sedia, stai indossando una tuta comoda e sorseggiando una cioccolata calda. Ma quale lettura mostruosa stai leggendo? Dunque, inizialmente mi era venuto in mente Miss Peregrine Home for Peculiar Children, perché è stato l'unico libro che mi ha fatto sobbalzare di paura, ma poi ho realizzato che recentemente, più recentemente di Miss Peregrine, ho letto un graphic novel che veramente mi ha fatto venire i brividi, e sto parlando di Through the Woods, che è una graphic novel che veramente ci sono certi disegni che mettono talmente salsa soggezione che è una lettura veramente che non consiglio sotto il periodo natalizio, perché non è che ti mette proprio nel mood, ma è proprio... Ci sono certi disegni che veramente fanno paura. Domanda numero 4. Ha iniziato a nevicare e hai deciso di andare fuori per fare una battaglia di palle di neve. Con quale personaggio letterario vorresti fare la battaglia a palle di neve? Ci ho pensato a fondo e ho deciso di scegliere le sorelle March, tutte. Non ce n'è una preferita. Sta il capolavoro Piccole donne di Louisa May Alcott. E ho deciso di scegliere questi personaggi perché sono personaggi... sono ragazzine, sono personaggi gioiosi che veramente sanno godere delle piccole cose. Domanda numero 5. Purtroppo il fuoco nel camino si sta per spegnere. In quale libro strapperesti gli ultimi capitoli per riavvivare il fuoco? Dunque, per questa domanda non mi sapevo decidere. Ho due libri a disposizione, per cui se non ce n'è uno c'è l'altro, io non muoio di freddo. E sto parlando di uno, Allegiant, e due, Il canto della rivolta, l'ultimo romanzo della serie di Hunger Games, mentre Allegiant è l'ultimo romanzo della serie di Divergent. Entrambi i romanzi non mi sono piaciuti più di tanto, sono i peggiori della rispettiva saga, e mentre Il canto della rivolta me lo sono goduto un pochino di più, Allegiant ci ho messo una vita a leggerlo, veramente. Forse anzi devo dire che gli ultimi capitoli sono un po' il punto di forza del romanzo, mentre di Il canto della rivolta gli ultimi capitoli sono i peggiori, per cui facciamo un mix di questi due, quindi scegliamo gli ultimi capitoli del canto della rivolta e poi, se il fuoco ancora si spegne un pochettino, uso la prima metà di Allegiant. Ecco, così il fuoco è sempre vivo nel camino. Domanda numero 6. Qual è un libro che ti è così vicino al cuore che lo consiglieresti a chi non l'ha mai letto e che vorrebbe iniziare a leggere? E per questa domanda, scusate, ma non potevo che menzionare Harry Potter. Harry Potter è il romanzo e la serie con cui sono cresciuta, che mi è vicino al cuore, che mi è caro, che è bellissimo. Il tag finisce qui e questa volta sono arrivata preparata con tre persone che vorrei taggare, e sto parlando di Dolce Parole, Alice Madness e Federica Sherwood. Vi lascio i loro link qua sotto e niente, vi tag così entrate anche voi nello spirito natalizio, nello spirito invernale, e ovviamente siete tutti taggati. Se volete fare questo tag sul vostro canale, sul vostro blog o dove volete, fatemelo, lasciatemi i link qua sotto. E se invece volete solamente rispondere alle domande qua sotto nei commenti, sarò felicissima di leggere le vostre risposte e fatemi sapere cosa ne pensate delle mie di risposte. Dunque, per oggi è tutto, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un video. Io vi mando un bacio grande 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 e noi ci vediamo nel prossimo video.
Ciao!